Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. In questo video voglio brevemente parlare delle differenze che esistono tra un obiettivo normale e un obiettivo macro. Pensiamo ad esempio alla Nikon, che ha in catalogo sia il 105 mm micro Nikkor f2.8 sia il 105 mm f1.4 oppure sia l'85 mm f3.5 micro Nikkor sia l'85 mm f1.4. I primi delle due coppie sono obiettivi macro, i secondi invece sono obiettivi normali. Per cui cos'è che li differenzia? Prendendo a confronto i due 105 mm, beh, innanzitutto il 105 mm normale è più luminoso. Ha infatti un'apertura massima del diaframma di 1.4 rispetto all'apertura massima della versione macro, ovvero 2.8. Questo perché è progettato per avere un ottimo controllo dello sfocato, quindi con la possibilità di utilizzare un diaframma molto aperto. E proprio per questo il diaframma del 105 mm normale ha 9 lamelle, per garantire appunto uno sfocato più piacevole con diaframmi molto aperti, in caso ad esempio della realizzazione di ritratti. Un obiettivo macro invece sarà utilizzato principalmente a diaframmi più chiusi, per cogliere tutti i dettagli dei piccoli soggetti fotografati. Sarebbe per cui inutile lavorare su grandi aperture che non sarebbero quasi mai utilizzate. E proprio per cogliere tutti i dettagli dei soggetti fotografati, il 105 mm versione macro ha un diaframma che si chiude di più. Nella macrofotografia, infatti, la profondità di campo è sempre estremamente ridotta e un diaframma più chiuso permette di guadagnare qualche millimetro in più di zona nitida. Inutile invece prevedere tali diaframmi su un obiettivo normale. La macrofotografia poi predilige un rapporto di riproduzione del soggetto pari o superiore a 1, cioè quando le dimensioni dell'immagine sul sensore sono le stesse o superiori alle dimensioni del soggetto su scala reale. Per questo il rapporto di riproduzione del 105 mm macro è 1 a 1, mentre 1 a 7,4 per il 105 mm normale. Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero di aver fatto chiarezza più o meno sulla differenza tra obiettivo normale e macro. Io, come sempre, vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!